Giamma via le mano, Thanos il titano, assalta vascello asgardiano, fratello per tesserato, Loki accetta il baratto, viene strangolato, ipso facto, quando tenta l'attacco, dopo un finto patto, Hulk è abbattuto a pugni ma fugge con l'ultimo aiuto del lume che scruta tutto. L'unico sopravvissuto è il dio del fulmine, flutto nel buio mentre è tutto distrutto. Banner precipita sulla terra dove stanno Strange, Wong, Stark e Pepper Potts, vogliono il figlio, invece no, c'è la guerra, la minaccia a terra, il dottore allerta, vengono a prenderlo, tranne Captain Rogers, sono tutti a difenderlo, lo rapisce il Re Stregone dell'Ordine Nero, Stark e Bimbo Ragno con una battuta non lo mollano, decollano e con la mossa astuta il mostro accoppano. In Scozia intanto Witch azia insieme a Vision e l'incanto a Infranto li hanno attaccati i seguaci inviati da Thanos, li salva Natasha con Falcon il capitano, si va in Wakanda perché è solo lì che sanno che ripareranno Jarvis e lui tornerà sano nello spazio lontano. Thor incontra Team Guardiano, si separano, alcuni vanno da un nano, gli altri dove sanno si recherà il titano. Nell'ora decisiva lì Quill spara a Gamora, ma Thanos piglia lei e la gemma vermiglia. Ipocrita chiamarla figlia se l'ha distrutto la famiglia mille miglia dal suo pianeta d'origine. Non c'è che fuliggine grigia. La prossima gemma verso cui si dirige esige un sacrificio infernale. Red Skull se la ride, ma per quanto sia male, lui prende Gamora e la Nello uccide. spazio, Stark, Strange e Parker raggiungono Titano, pianeta natale di Thanos, accolti da parte dei guardiani, elaborano un piano. Trappola per il villane, tocca pensarla prima che torni da Vormir. Andrà bene una sola strada, su 14. Milioni nel Wakanda progettano di togliere la gemma dalla fronte di Visione su Nidavellir. Thor incontra Eitri, ultimo dei nani, in tempo breve con le proprie mani accendono la stella e la Shastonebreaker. Gli altri in Africa attaccati lasciano perdere su Titano. Thanos viene intrappolato, ma qui si incazza poiché quel pazzo la figlia ha sacrificato. Thanos ferma lo stratagemma, il dottore salva Stark scambiando la sua gemma. In Wakanda, nel mentre Visione si sacrifica, così Wanda può distruggere la gemma della mente. Quindi il mostro torna sulla Terra, ricompone Visione il guanto completa. Thor prova a colpirlo, ma manca il viso e subisce il ghigno del nemico, che schiocca le dita e nulla accade in un primo momento, poi sparisce e conversa con la figlia in un deserto. Le chiede quanto ti è costato. Il prezzo è stato tutto, risponde il padre in lutto. Mr. Stark, I don't feel so good. Uno ad uno stanno sparendo. Metà delle persone rimane in preda allo spavento.